Arsia, la bianca città del carbone sorta per volere del Duce nel cuore minerario dell'Istria, dove 10 anni or sono non c'era che la palude, ha imbandierato le sue 150 candide case e rovesciato sulla piazza l'intera popolazione di minatori e di rurali per la sua inaugurazione a nuovo comune italico, presenziata da Sua Altezza Reale il Duca di Spoleto e dal sottosegretario alle comunicazioni Ost Venturi in rappresentanza del governo. Per festeggiare la fondazione del primo centro carbonifero italiano, il Duce ha voluto premiare con la croce al merito del lavoro 7 minatori ad ognuno dei quali è stato pure consegnato un dono di 1000 lire. Un'occhiata ai principali edifici del nuovo comune, la cui casa operaio tipo è costituita da 4 appartamenti distribuiti in 2 piani, ad ognuno dei quali è assegnato un appezzamento di circa 200 metri quadri di terreno. Circa 7.000 operai trovano lavoro e pane nelle miniere, la cui produzione ha già raggiunto 1 milione di tonnellate l'anno.